Gli ex Dem replicano alla presa di posizione di Romano Prodi, che ha detto di essere a favore della coalizione guidata dal PD perché cerca l'unità nel centro-sinistra. Alle parole di Grasso, che aveva attribuito a Renzi la totale responsabilità della divisione, fanno eco quelle di Bersani e Boldrini. Da Prodi parole opinabili, dice l'ex segretario. Sottovaluta Renzi, commenta invece la presidente della Camera. Veleni e accuse agitano le forze politiche dopo la compilazione delle liste. Nel centrodestra ancora polemiche per il caso De Girolamo, mentre il ministro Orlando ha chiesto accertamenti sul giudice Giuseppe Cioffi, presidente del collegio, che dovrà giudicare Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli di Luigi Cesaro, ricandidato da Berlusconi al Senato. Ma anche nel Movimento 5 Stelle imbarazzo per la scelta di alcuni candidati in passato vicini al PD. Per il quinto mese consecutivo scende il numero delle persone che cercano lavoro. A dicembre, stima l'Istat, il tasso è stato del 10,8%, il livello più basso dall'agosto 2012. In discesa anche la disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni, 32,2% a dicembre. Uno studio del Censis mette l'accento sul problema del lavoro nero, che riguarda quasi 3 milioni e mezzo di persone. Donald Trump prova a imprimere una svolta alla sua presidenza in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Congresso. Nessuna svolta o annuncio nella politica, ma usando toni moderati ha cercato il sostegno dei democratici. Questo è il nostro nuovo momento americano per vivere il sogno. Non c'è mai stato un periodo migliore. Svolta nelle indagini per il pestaggio di Gaetano, il quindicenne che ha perso la milza a seguito dell'aggressione all'uscita della metropolitana di Chiaiano il 12 gennaio scorso. Individuata la banda composta da 9 minorenni. L'ipotesi di reato è di lesioni gravissime per aver picchiato selvaggiamente e accoltellato il giovane, che ha denunciato l'indifferenza dei presenti. Di degrado morale e di omertà parlano le forze dell'ordine, ne parliamo in TG Cronache. Il calcio azzurro saluta Zeglio Vicini, commissario tecnico amato, sebbene non riuscì mai ad alzare un trofeo, prima con le nazionali giovanili e poi con quella maggiore, dove successe a Enzo Berzot. La sua nazionale era quella delle notti magiche d'Italia 90, con Zenga, Donadoni, Schillaci, Vialli, Baggio e Giannini. Ha fatto sognare un paese intero senza perdere una partita. Si fermò in semifinale, sconfitto ai rigori dall'Argentina di Maradona. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7. Proviamo a entrare in piena campagna elettorale, nel senso che proviamo a testare i temi di quelle che sono i programmi dei partiti politici. La scadenza delle liste è archiviata, ma non lo vedrete in tutte le aree politiche, le polemiche per chi è rimasto fuori, per chi è rimasto dentro, ma anche andando avanti a leggere e a calibrare i profili dei personaggi scelti, le polemiche non mancano. Ma poi in casa PD naturalmente c'è la caccia ai voti e soprattutto i voti di chi è ancora indeciso, di chi sta cambiando orientamento. È una vicenda da cui il Partito Democratico non può prescindere, soprattutto se si va ad analizzare quelle che sono le tensioni tra il PD, quel che è a sinistra del partito, e le parole di Prodi, le ultime, hanno fatto ancora la differenza in questo senso. Era insieme la dichiarazione più attesa e più temuta, quella di Romano Prodi. Il PD renziano incassa e ringrazia. LU di Grasso e Bersani accusa lo schiaffo e prova a puntualizzare, senza fare la voce troppo grossa, perché il professore è sempre il professore. Grasso si chiede se quello che costringerà Prodi a votare a Bologna Casini invece di Errani possa essere considerato un centrosinistra davvero unito. E Laura Boldrini rincara la dose. Se Prodi voterà Casini sarà una cosa singolare. Casini è rispettabilissimo, ma non è mai stato di sinistra. Il centro-sinistra parte proprio da qui, Romano Prodi, da quella coalizione sintesi di un progetto unitario, mentre LU in questo momento non è per l'unità del centro-sinistra. Nessuno sconto a Matteo Renzi sulla composizione delle liste, non ha aiutato l'unità, ma la certezza che se non ci fosse stata la scissione a sinistra, oggi le cose sarebbero diverse. L'unità prima di tutto, la scelta del male minore, quasi il montanelliano turarsi il naso, soprattutto davanti al ragionevole pessimismo circa il risultato elettorale.
Unità che non significa adesione a Renzi, non so se voterò PD, ho un ottimo rapporto con Emma, Bonino, più Europa, e anche con Giulio Santagata, insieme, che proprio stamattina prova a ricomporre, spero che la separazione di LU sia temporanea. Non so chi sceglierò tra loro, dice Prodi. Marca dunque la distanza da Renzi ma senza strappare. La sua scelta del resto era scontata, considerando che il professore si era speso inutilmente per tenere insieme quel centro-sinistra ampio che va da Calenda fino a Giuliano Pisapia e Bersani. Le reazioni. Dal PD Guerini parla di un riconoscimento del lavoro fatto in direzione unitaria, ma da LU l'amico Pierluigi Bersani dice che stavolta Prodi ha espresso un giudizio troppo generoso con Renzi. Opinabile che il segretario del PD voglia fare il centro-sinistra. La legge elettorale l'ha fatta con la destra, non con noi. Ha sentito Prodi? È stato chiesto a Bersani. Ci sentiamo, ci mandiamo dei messaggini. Guarda che così non va. Stavolta non mi ha proprio convinto. E dicevamo le tensioni e le scelte che pesano e che riguardano anche l'area del centrodestra, così come il Movimento 5 Stelle in imbarazzo nel gestire i profili e il passato di alcuni candidati. E poi in Forza Italia è scoppiata anche la faida campana. Chiuse le liste, restano le polemiche nel centrodestra. Sotto la lente c'è soprattutto Forza Italia, dove sono in tanti a non aver gradito la scelta dei designati piovuta dall'alto. Alla fine i candidati sono accettabili, ma avrei preferito un maggiore coinvolgimento e più vicinanza al territorio. Se vogliamo avere i voti e convincere gli indecisi a tornare alla politica, i partiti non devono chiudersi nel castello, spiega il governatore della Liguria Giovanni Toti. Anche lui deluso per il metodo con cui sono state composte le liste dei candidati, fra volti nuovi, esclusi e ripescati all'ultimo momento, come Nunzia De Girolamo, prima capolista nel collegio di Benevento in Campania, poi scesa al secondo posto e infine ripescata in extremis e messa in lista in Emilia Romagna. La deputata azzurra ha accusato pubblicamente i vertici campani, compresa Mara Carfagna, di averla estromessa. In Campania si è consolidato e non da ora un gruppo che gestisce con metodi clientelari e direi camorristici il suo potere. Di tutti loro adesso Silvio Berlusconi deve fare piazza pulita, rilancia la deputata azzurra. I diretti interessati non replicano, ma lo fa il partito in una nota in cui prende seccamente le distanze dalle accuse. Le liste sono state decise dal tavolo nazionale e condivise all'unanimità. Le critiche nei confronti del coordinatore campano De Siano sono infondate. Nel frattempo è scoppiato anche un nuovo caso, riguarda Luigi Cesaro, uno dei big campani accusati da De Girolamo, parlamentare uscente riconfermato nelle liste azzurre e fratello di Aniello e Raffaele Cesaro, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Il magistrato che li dovrà giudicare, Giuseppe Cioffi, è stato immortalato ad un meeting di Forza Italia. Sul caso il ministro della giustizia Andrea Orlando ha disposto accertamenti. Intanto Silvio Berlusconi continua a difendere le scelte fatte, invita a stoppare le polemiche e a concentrarsi sulla campagna elettorale. Gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni invece preferiscono non intervenire apertamente nella diatriba azzurra, ma rivendicano la composizione delle loro liste per la presenza dei numerosi sindaci ed amministratori locali, tutti candidati legati al territorio. Malumori anche in casa 5 Stelle per alcuni candidati con un passato vicino ad altri partiti, soprattutto il PD. Emblematico il caso di Nicola Cecchi, ex renziano, candidato al Senato nel collegio di Firenze proprio contro il segretario PD. Essere stato renziano non vuol dire essere un appestato, ha tagliato corto Luigi Di Maio, oggi a Londra per incontri nella City. Avete sentito tante polemiche, tante tensioni, ma poi naturalmente ci sono i programmi dei partiti. Nessuno può prescindere, seppur con ricette diverse, dal tema del lavoro. Gli ultimi dati dell'Istat hanno convinto il ministro Poletti a parlare di una conferma del miglioramento di medio-lungo periodo. In effetti il tasso di disoccupazione tocca livelli sconosciuti dal 2012, ma c'è il numero di inattivi, cioè delle persone che non cercano più il lavoro che sale, così come emerge un'altra tendenza ormai chiara, che è quella della crescita dei contratti a termine. A dicembre 66.000 occupati in meno e inattivi in aumento, ma il tasso di disoccupazione è sceso ai livelli del 2012. Sono questi i dati da sottolineare tra quelli che emergono dalle stime provvisorie diffuse oggi dall'Istat. Si tratta di variazioni registrate a dicembre 2017 su novembre, ma non sono sufficienti per avere un quadro completo sull'andamento del mercato del lavoro nel nostro paese. Andando nel dettaglio e facendo il confronto con un arco temporale più ampio, non si può non notare che il tasso di
di disoccupazione su base annua, dunque, si è abbassato di un punto percentuale, passando dall'11,8% registrato a dicembre 2016 al 10,8% del 2017. Passando dalla percentuale ai numeri reali, i disoccupati sono 2.791.000. Questo valore, scorrendo le serie storiche dell'Istat, lo si ritrova solo nell'agosto del 2012. Un dato positivo, dunque, ma non privo di ombre, è la natura dei rapporti di lavoro a destare malcontento. In termini reali ci sono stati sì 173.000 occupati in più, ma è un numero che cresce grazie soprattutto ai contratti a tempo determinato. Si conferma cioè ancora una volta che più occupati non vuol dire meno precari, a confermare poi che la strada da percorrere per cancellare le conseguenze della crisi sia ancora lunga, c'è anche un'indagine del Censis. Il lavoro non solo è diventato precario, ma è sempre più sommerso, una piaga che riguarda ormai 3,5 milioni di persone e con paghe da fame. La disoccupazione giovanile ha registrato miglioramenti che non bastano però a eliminare le barriere che tagliano fuori dal mercato del lavoro le nuove generazioni. Secondo l'Istat, a dicembre scorso il tasso è sceso al 32,2%, in calo di 7 punti percentuali rispetto al 39,1% registrato a dicembre 2016. Anche questo porta indietro le lancette del tempo a gennaio 2012. L'ultimo dato riguarda la percentuale degli inattivi. La stima di coloro che sono sfiduciati e che non hanno più voglia di mettersi alla ricerca di un'occupazione dopo la diminuzione registrata a novembre cresce invece dello 0,8%, ossia più 112.000. Per l'Istat questo aumento interessa sia le donne sia gli uomini e tutte le classi di età. Adesso andiamo agli Stati Uniti americani, che hanno ascoltato un Donald Trump diverso dal solito. Era il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione, ha usato e utilizzato, scelto toni più conciliativi, soprattutto l'appianare le distanze, le differenze tra democratici e repubblicani per fare la differenza in un paese, ha detto Donald Trump, mai così forte, orgoglioso e sicuro. Ma poi restano i must su cui ha martellato spesso in campagna elettorale: l'immigrazione, le strette necessarie per difendere i confini e poi ancora gli insulti veri e propri al regime nordcoreano, definito in questo caso depravato. The President of the United States. È il primo discorso sullo stato dell'Unione dell'era Trump. Cravatta azzurra e abito scuro come il volto di Melania, Donald Trump ostenta ottimismo e mano tesa a quei democratici indispensabili per approvare in Congresso le sue riforme. Ma all'appello all'unità si contrappone plasticamente l'immagine di mezza sala in standing ovation ad ogni frase del Presidente e l'altra che resta ostinatamente seduta in silenzio, specchio di un Congresso più diviso che mai. Questo è il nostro nuovo momento americano. Non c'è mai stato momento migliore per cominciare a vivere il sogno americano. L'America è solida e forte come non lo è mai stata, afferma attribuendosi ogni merito di una economia interna che va forte e vede la disoccupazione ai minimi e la borsa che macina record su record. Nella riforma fiscale approvata prima di Natale dice 3 milioni di lavoratori hanno ottenuto i bonus e per alcuni si tratta di diverse migliaia di dollari, mentre in campo commerciale l'America ha finalmente voltato pagina su decenni di accordi iniqui. Ma in 80 minuti di discorso, condito anche da slogan e trionfalismo, non potevano mancare quelli che sono i nodi più controversi, a cominciare dall'immigrazione. Ai democratici Trump continua a chiedere uno scambio, un baratto che, a guardare dalle loro facce, appare ancora difficile da digerire. Per regolarizzare 1.800.000 illegali, tre volte quelli della precedente amministrazione, afferma, chiedo fondi per il muro con il Messico, l'aumento degli agenti, la fine della lotteria dei visti e la limitazione della catena migratorio, ovvero i ricongiungimenti con coniugi e figli minorenni. Un compromesso molto difficile per i democratici che hanno fischiato il Presidente e invitato in aula una ventina di Dreamers, i giovani portati in America quando erano bambini da genitori illegali e che a marzo rischiano l'espulsione se non si troverà un accordo dopo l'abolizione del programma obamiano che li tutelava. Pochi dettagli invece su come finanziare il piano da 1.500 miliardi di dollari di infrastrutture, così come scarna è stata la parte dedicata alla politica estera, se non permettere al suo attivo la cacciata dell'ISIS da Siria ed Iraq, anche se molto ammette resta da fare, e la volontà di mantenere aperta la prigione di Guantanamo. Silenzio è stato sul tema rovente del Russiagate.
Allora, andiamo avanti col telegiornale, con la situazione in Siria. Lo sapete, sono i giorni dell'offensiva dell'esercito turco contro i guerriglieri curdi, le perdite anche umane che riguardano i civili, ma poi la preoccupazione della comunità internazionale è scandita dalle parole molto severe del presidente francese Macron. L'operazione Ramoscello d'Ulivo lanciata dalla Turchia contro le milizie curde ad Afrin, nel nord della Siria, non deve diventare una scusa per invadere il paese. È questo il monito lanciato da Emmanuel Macron a Recep Tayyip Erdogan nell'intervista pubblicata oggi sul quotidiano Le Figaro. Per il presidente francese, Ankara deve coordinare le azioni delle proprie truppe sul campo con gli alleati occidentali in modo da rispettare la sovranità siriana. Servono calma e cautela. Iniziata da 11 giorni, l'operazione, il cui nome, scelto da Erdogan, Ramoscello d'Ulivo, appunto, suona a dir poco beffardo, è una vera e propria campagna di guerra condotta dai cacciabombardieri turchi in collaborazione con i ribelli dell'esercito siriano contro i curdi che abitano oltre il confine, in un'area controllata da anni dalle unità di protezione del popolo curdo legate al Partito Siriano dell'Unità Democratica, considerate da Ankara organizzazioni terroristiche. Se questo intervento, spiega Macron, prende una svolta rispetto a un'azione di lotta contro una potenziale minaccia terroristica al confine turco e diventa un'invasione, dovremo fare i conti con un problema reale. Anche perché, fin dal suo avvio, Ankara ha annunciato che le operazioni potrebbero essere estese anche a Manbij e al confine con l'Iraq, mossa che potrebbe portare le forze turche allo scontro con quelle degli alleati della NATO. E questo, secondo Macron, imporrebbe una discussione urgente, prima di tutto col collega turco Erdogan e poi, in sede europea, e tra i componenti dell'alleanza Nord Atlantica. Stamani due razzi lanciati da postazioni curdo-siriane hanno colpito alcune abitazioni nella provincia frontaliera turca di Hatay. Una 17enne è morta ed un'altra persona è rimasta ferita. Con un comunicato, l'esercito turco annuncia di aver distrutto centinaia di bersagli e ucciso 712 terroristi dall'inizio dell'offensiva. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, invece, sono 166 combattenti uccisi, tra i quali 85 miliziani curdi e 81 ribelli siriani sostenuti dalla Turchia. Il conflitto ha provocato inoltre la morte di 7 soldati turchi e di almeno 67 civili, 20 dei quali minori. Intanto il summit per la pace in Siria di Sochi, in Russia, si è concluso senza grandi risultati e tra parecchie contestazioni, anche clamorose, con l'unica intesa tra i partecipanti di creare una commissione costituzionale. Adesso veniamo alla battaglia legale annunciata e che prosegue, quella dell'Italia per riprendersi l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Lo sapete, il sorteggio sfortunato di fine novembre, Amsterdam sì, non Milano, ci sarebbero criticità, problemi e ritardi nel progetto olandese, dunque l'Italia si muove su più binari, è una strada stretta ma da provare a percorrere. I due ricorsi su EMA, quello del Comune di Milano e quello del Governo, sono ora nelle mani dei giudici europei di Lussemburgo. La Corte di Giustizia Europea ha comunicato poco fa con un tweet di aver ricevuto i documenti nei quali nero su bianco si chiede di annullare la decisione che a novembre 2017 ha stabilito, dopo una gara all'ultimo voto e un sorteggio, che fosse Amsterdam a ospitare l'Agenzia Europea del Farmaco. Questo è il ricorso pubblicato sul sito del Corriere della Sera, con il quale il governo prova a rigiocare la carta Milano dopo le dichiarazioni del direttore dell'EMA Guido Rasi, secondo cui il trasferimento ad Amsterdam avverrà con costi e tempi dilatati rispetto alle previsioni. Non è facile, ma il tentativo va fatto. Lo dice chiaramente il premier Paolo Gentiloni. Dobbiamo provarci, l'EMA è importantissima. Interessa la salute di tutti i cittadini europei. La partita non è chiusa. Non dobbiamo farci illusioni, però, perché ci sono state procedure che sono state seguite. Anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan oggi a Milano conferma che il governo si sta muovendo. Le vicende le conoscete, sono andate come sono andate. Il governo si sta muovendo insieme al Comune di Milano per vedere come nell'ambito delle regole europee si possa riaprire uno spiraglio. In ogni caso è una soddisfazione per Milano dire che noi siamo pronti e altri non sono pronti. Non solo Palazzo Chigi, si è mosso anche il Comune di Milano, che si dichiara parte lesa e supportato dalla Regione ha inviato il suo ricorso al Tribunale Europeo. Si chiede anche qui di verificare se il dossier presentato da Amsterdam non contenga informazioni fuorvianti o incomplete.
Dall'Olanda già nei giorni scorsi sono arrivate le rassicurazioni sul rispetto degli accordi presi. Il commissario UE alla salute ha liquidato così il fermento italiano. Non entriamo nel dibattito elettorale in Italia, tuttavia la Commissione è in contatto col governo olandese. Seguiremo il calendario previsto e vedremo come aiutare i Paesi Bassi a ottemperare agli obblighi assunti. La decisione è stata presa dal Consiglio e la Commissione ha l'obbligo di verificare l'esecuzione. E che a Milano si sia tornati a fare il tifo lo dimostra la scritta EMA a Milano, comparsa ieri sera sul Pirellone. Allora, saranno domani a Brescia i funerali di Azeglio Vicini, commissario tecnico indimenticato delle notti magiche e indimenticabili di Italia 90. Non vinse quel mondiale, arrivò terzo, ma rispetto ai successi tirò su grandi campioni da consegnare a sacchi e soprattutto è uno dei più amati rispetto a quanto poi non ha vinto. È stato uno dei CT più amati di sempre. Con quella inconfondibile cadenza romagnola, Azeglio Vicini ha attraversato 40 anni di calcio italiano con la sua simpatia, la sua umanità e la battuta sempre pronta e garbata. Classe 1933 e una carriera di buon livello come centrocampista di Vicenza, Sampdoria e Brescia, ha dato il meglio di sé da allenatore, prima di club e poi nella federazione. Amava lavorare con i giovani. Nella prima metà degli anni 80 legò il suo nome alla nazionale Under 21, tra l'altro con la fortuna di trovare sulla sua strada una generazione di campioni: Vialli, Mancini, Zenga, Giannini e Bergomi. Per Vicini, Cesenate e grande raccontatore di barzellette, l'azzurro era tutto, forse di più. Amava l'ambiente, la maglia. Quando Enzo Bearzot lasciò l'incarico dopo il fallimento di Messico 86, il compito di guidare l'Italia passò fisiologicamente ad Azeglio, che lanciò tutti i suoi ragazzi. L'Europeo dell'88 in Germania, dove sfiorò la finale, e successivamente il Mondiale casalingo del 90, furono avventure travolgenti, soprattutto la seconda, quella delle notti magiche di Roberto Baggio e Totò Schillaci. Il KO ai rigori con l'Argentina al San Paolo spazzò via i sogni di un'intera nazione, che salutò comunque tra gli applausi il terzo posto iridato, ottenuto peraltro senza subire sconfitte al 90esimo. Era una nazionale giovane, un po' sfrontata, soprattutto molto apprezzata. Vicini giocava un calcio all'italiana, ma con concetti moderni, senza soffocare il talento. Lasciò la panchina azzurra nel 91, mancando la qualificazione agli europei dell'anno successivo. L'allora presidente federale Matarrese lo sostituì con il rivoluzionario Arrigo Sacchi, l'esatto opposto di Azeglio, con il quale condivideva appena le stesse radici regionali. Vicini è stato presidente del settore tecnico di Coverciano, consigliere del Brescia e numero uno dell'asso allenatori. Gli ultimi anni, ne avrebbe compiuti 85 a marzo, li ha trascorsi da pensionato, ma con lo sguardo sempre attento al suo mondo del calcio. Uno sguardo attento anche il nostro alla Coppa Italia, una competizione davvero che entra nel vivo con le semifinali. Tocca stasera a Milano e Lazio replicare la sfida del campionato, stavolta però vale un posto in una finale in cui probabilmente si troverà una Juventus che è di Higuain ma soprattutto di Buffon. 30° rigore parato, il primo da quarantenne. Higuain più Buffon e la Juventus è con un piede in finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri ricomincia a giocare dimenticando le piccole indecisioni viste con Genoa e Chievo, proiettandosi alla ricerca della forma migliore in vista degli ottavi di Champions League tra due settimane. Vittoria per 1-0 ieri sera a Bergamo in casa dell'Atalanta a decidere il bel gol di uno scatenato Higuain in avvio di partita dopo soli 3 minuti. Il lampo dell'argentino mette la gara in discesa per i bianconeri. L'Atalanta si disunisce, accusa il colpo, ma in generale soffre molto anche tatticamente. E poi c'è l'eterno Gigi Buffon, che il regalo per i 40 anni, forse ancora pochi per ritirarsi, se lo fa da solo, respingendo un calcio di rigore del Papu Gomez concesso con la VAR, stavolta precisa, per un fallo di mano di Benatia. Nella ripresa Gasperini propone Ilicic falso 9 al posto di Cornelius. Gomez prova a farsi perdonare l'errore dal dischetto, ma i nerazzurri non riescono mai a pungere davvero. Accesso alla finale ancora aperto, ma Allegri a questa coppa ci tiene, si è visto dalla formazione. Tranne Dybala infortunato è scesa in campo la formazione tipo e così sarà anche tra un mese nella gara di ritorno. L'altra potenziale finalista uscirà dalla sfida tra Milan e Lazio di stasera a San Siro, replica del campionato andata in scena appena 3 giorni fa, con strascichi di polemiche per il gol di mano di Cutrone. Il ragazzo è stato assolto dal giudice sportivo, ma stasera partirà dalla panchina perché al suo posto rivedremo Kalinic. Per Inzaghi tanta voglia di rivincita per un attacco che ritrova in un colpo solo Immobile Felipe Anderson.
Mezz'ora dopo il fischio finale chiuderà i battenti il mercato invernale, che certo non ricorderemo per colpi sensazionali. Verdi non è andato al Napoli, Dzeko non andrà al Chelsea, ultima chiamata dell'Inter in queste frenetiche ore per Javier Pastore del Paris Saint-Germain. Gaetan, Correa o Lamela le alternative. In uscita Brozovic, l'accordo col Siviglia c'è, manca solo il nulla osta di Spalletti. Il Napoli punta su Klaassen, mentre la Roma ha individuato nel laterale sinistro dello Sporting Lisbona Jonathan Silva, il sostituto di Emerson ceduto al Chelsea. Con questo ci fermiamo, ancora naturalmente il TG Cronaca con la svolta delle indagini su quella baby gang che ha agito, picchiato con violenza un quindicenne nel napoletano. Grazie per averci seguito, se volete domani 13:30 siamo ancora qui.